Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale. Per ora c'è la luce divina, però non sarà sempre così. Potrei parlare così. Allora, nel video di oggi, come mi avete richiesto in tipo 300 milioni, vi spiegherò come faccio le unghie. Avevo già fatto un video al riguardo, ve lo lascio. Ho capito che se faccio qua poi spunta qua, quindi ve lo lascio qua. Però in questo video appunto non spiegavo molte cose, invece adesso cercherò di spiegarvele. Ho fatto delle clip mentre facevo le unghie, vedete? Stavolta le avevo prima nere, blu scuro, era un blu scuro, non era nero. E adesso invece le ho fatte proprio completamente il colore opposto, rosa chiaro, addirittura volevo farle bianche, solo che poi il bianco che aveva una mia amica non mi piaceva, quello che avevo io ancora peggio, quindi ho deciso di farle rosa. Adesso è ritornata la luce divina, ma facciamo finta di niente. Come appunto vi ho detto prima, io faccio da sola le mie unghie, per cui un sacco di persone si sono scandalizzate per questa cosa, ma io lo faccio ormai tipo da 2 anni, e però soltanto nell'ultimo periodo sono riuscita a farle davvero bene. Infatti la prima cosa che vi dico è di fare pratica, perché non è una cosa istintiva, non è una cosa che naturalmente sappiamo fare tutti, però ovviamente se fate pratica arriverete tutti ad un buon livello, che il mio non è un buon livello, è mediocre perché alla fine sbaglio anch'io, però comunque arrivare al mio livello non è difficile per niente. Quindi, se la prima volta vi vengono male, state tranquille perché a me sono venute male per tipo un anno. Allora, vi stavo dicendo appunto che ho girato delle clip, però non ho voluto girare per tutto il tempo che facevo le unghie, a parte perché ci sono volute davvero ore e ore e ore, perché appunto se non avete tempo non fatelo, perché viene un pasticcio, quindi meglio se non lo fate che se lo dovete fare di fretta. Se ve le fate da sole di solito ci vuole molto tempo, se ve le fa l'estetista molto meno ovviamente, perché lei è più brava di me, ovviamente. Quindi adesso vi spiegherò passo per passo ogni clip, in ogni clip di video cosa stavo facendo. Iniziamo subito con la prima clip in cui appunto stavo togliendo quella fresa, si chiama fresa, che non è mia, è di Elena, e il colore che c'era prima, perché per chi non lo sapesse io cerco di non rifarlo ogni volta da capo, quindi di togliere tutto e poi ripartire da zero, quindi di nuovo con la cartina e con il gel, che è una cosa che sì faccio, però cerco di farla il meno possibile perché a parte ci vuole molto più tempo a rifarla da capo, ma poi anche perché penso che si danneggi di più l'unghia se si toglie ogni volta tutto e si rifà da capo. Quindi infatti io cerco di ogni volta aggiungere il gel nella ricrescita e colorarlo in un modo diverso, accorciandolo, eccetera, eccetera. Quindi il primo passo è, se avete la fresa o comunque con la lima, togliere il colore che avevate messo prima, fatto per la rima. Solo per fare questo passo ci vuole un sacco di tempo. Vi dico solo questo spoiler. Una volta tolto tutto il colore potrete iniziare appunto a farvi le vostre nuove unghie. Inizialmente si parte mettendo io uso un prodotto della Wycon che si chiama, vi metto comunque qua una piccola foto, è una specie di smalto che però non è uno smalto colorato e non si deve, e ci vogliono proprio 3 secondi per farlo asciugare, che serve per disidratare un po' l'unghio, in questo modo si attaccherà meglio poi lo smalto. Mettere un altro prodotto della Mesauda che è un primer. Il primer appunto serve anche questo per far aderire meglio poi lo smalto alle vostre unghie. E questo primer si asciuga anche questo qua all'aria e non è acido, perché io non ho primer acidi, perché da quello che ho capito il primer acido può fare male alla pelle se si esce un po' fuori, non so se funziona meglio, però comunque fa un po' male, quindi io che sono una cafona evito di comprarlo perché mi brucierei tutta. Dopo aver applicato il primer, aver aspettato che per tipo 30 secondi che si asciughi, io prendo lo spirito, The Nauter, che semplicemente ci servirà come cleanser, tipo, perché appunto esistono questi cleanser che però possono essere sostituiti tranquillamente con lo spirito color rosa classico. E appunto io prendo questo qua, ho sempre usato questo qua, non ho mai comprato un cleanser e mi sono sempre trovata bene. Questa tappa si chiama tipo sgrassatura o comunque sgrassa qualcosa.
grassa, si chiama tipo sgrassatura, e serve per levare lo strato di dispersione dello smalto, perché appunto se voi mettete il primer, appena il primer si asciugherà, comunque sopra ci sarà tipo una cosa appiccicosina, appena passerete questo prodotto si toglierà. Adesso appunto passo a mettere il gel, e io uso il gel che vi metto sempre qua in foto, e con un pennello lo vado ad applicare nella parte della ricrescita. Ci sono persone che dicono che è meglio che prima si applica solo nella ricrescita, poi nel passaggio successivo si applica a tutte parti. Io non sono un estetista, però vi dico come faccio. Io lo applico prima nella ricrescita, però lo vado allungando comunque su tutto il resto dell'unghio. Dopo appunto aver fatto la prima passata, metto le unghie nel fornetto, gli faccio stare tipo un minuto, due minuti, però io solitamente faccio che metto il gel su un unghio, metto sotto il fornetto per 30 secondi, lo metto nell'altro. In questo modo ci staranno due minuti l'uno, tipo. Quindi secondo me fare un unghio alla volta è molto più facile e viene anche molto più veloce, al posto invece di aspettare due minuti ogni volta sotto il fornetto. Appena ritorno al primo unghio, se il risultato che ho ottenuto non mi soddisfa, cioè se vedo che è troppo sottile, se vedo che qua ci sono dei solchi, delle cose strane, passo una seconda mano di gel, appunto cercando di creare una mini cupola carina. Io vi ripeto, non sono un estetista, magari le mie unghie sono brutte e nessuno me lo vuole dire, però io non sono un estetista, riesco a fare questo e vi dico questo. Altrimenti se il risultato già mi sembra abbastanza buono, passo direttamente al passaggio successivo. E subito dopo appunto sgrasso di nuovo, perché devo andare a limare, ma per limarlo non posso limarlo con questo strato di dispersione perché si sporcherebbe tutta la lima e fare un casino. Quindi prendo di nuovo lo spirito e lo passo sopra l'unghio, sopra le unghie. In questo modo appunto, passandoci poi sopra la lima, non si macchierà la lima, non mi macchierò io, eccetera eccetera. Per dargli la forma che desidero, molto spesso uso la lima, soprattutto per le cose più precise. Invece se è soltanto per levigare sopra, ieri ho usato ad esempio la fresa di Elena, che viene molto più facile, però nei piccoli dettagli o comunque se voglio farla a punta, tutte queste cose, è sempre meglio farlo con la lima, secondo me, o almeno a me viene meglio così, perché con la fresa si può sbagliare e rischiare di rovinare tutto. Quindi io, che sono una cafona, ripeto, cerco di stare più attenta con la lima. Una volta che si ha la forma che si desidera per tutte le unghie, si passa alla stesura del gel colorato. Io ieri ho passato questo qua rosa. In base a che smalto è, di che qualità è, eccetera eccetera, quanto copre, eccetera eccetera, vanno fatte varie passate, perché altrimenti si vede a macchie oppure mezzo trasparente. Infatti vi consiglio sempre di comprare degli smalti tipo buoni dalla Mesaud o comunque quelli della Wycon, anche se devo dire la verità, quello che avevo ieri era della Wycon ed è questo qua appunto rosa, che però mi ha fatto fare davvero un sacco di passate. Magari uno smalto di una certa marca non ha questo problema, però della stessa marca un altro smalto, un colore diverso, una pigmentazione diversa, e in questo modo ovviamente potrebbe succedere che è meno coprente. Infatti vi consiglio di fare più passate se il risultato non vi soddisfa, perché è meglio che fate questo procedimento una volta, perdete un po' più di tempo e fate più passate, ma almeno il risultato vi soddisfa, che poi guardarle di malocchio per tutto il mese, perché a me è capitato che magari per mancanza di tempo non facevo più passate e quindi lo lasciavo un po' trasparente, un po' a macchie, e poi per il resto del mese li guardavo così, o me li mangiavo o le rovinavo, e questa qua appunto è una cosa brutta. Dopo aver passato lo smalto colorato, il gel colorato, io passo direttamente il top coat, che è lo smalto trasparente che si mette sopra, che serve per sigillare diciamo tutto. Lo passo semplicemente una volta, prima lo passavo anche due volte così, però adesso invece lo passo soltanto una volta perché l'unghia è abbastanza spesso e poi comunque la base è fatta decentemente, quindi penso che non ci siano problemi a passarlo una sola volta, o almeno io mi trovo bene così. Dopo aver passato il top coat, vado a ripassare per ultima cosa lo spirito. Quando passo il top coat, lascio
sotto il fornetto la mano per 2-3 minuti, perché per me è come se chiudo un cerchio, tipo per sigillare tutto meglio. Non so se davvero funziona così o sono io fissata. Lo lascio per più tempo in modo che appunto si compatti meglio, secondo me. E infine, come vi ho detto, ripasso di nuovo lo spirito, sgrassando il tutto, perché altrimenti potrei sporcarmi tutto, provare le unghie appiccicose, eccetera, eccetera. Vi spiego brevemente cosa fare se invece le fate da capo, le dovete fare da capo, cioè proprio dalla base. Io semplicemente parto, sì, sempre con i due prodotti principali, quindi arrivo al primer, passo lo sgrassatore, lo sgrassante, eccetera, eccetera, e poi metto la cartina. La cartina, vi metto anche una foto qua delle cartine, è una semplice cosa che si appiccica qua all'unghio e va attaccata sotto il proprio unghio, cioè va appoggiata sotto il proprio unghio. Poi molto spesso ho passato prima un gel base, cioè tipo una cosa che serve per base a tutto, che è un semplice gel trasparente nell'unghio, però a volte l'ho dimenticato e quindi ho passato direttamente il gel della ricostruzione. E nulla, io semplicemente la prima volta lo passo più sottile, però mettendone un po' di più nella zona tra la cartina e il mio unghio. La seconda volta cerco di fare qua una mezza cupola decente che mi permetta di avere la forma che desidero. E poi la terza volta ne passo uno sottile per chiudere tutto. Ovviamente, se vi accorgete che è la terza volta e ancora non mi soddisfa il risultato, passate una quarta finché non vi soddisfa. Cioè, io almeno faccio così, io non ho un procedimento standard, perché se magari sono disattenta nella prima passata, devo farne poi una seconda, una terza. Bene, poi ovviamente continuo con i soliti procedimenti, quindi lasciate stare questa cosa assurda che mi faccia questa linea. Continuo con i soliti procedimenti, cioè passo di nuovo il cleanser, chiamiamolo cleanser, passo di nuovo il cleanser, poi passo le cose, le limo, poi passo le cose colorate, passo il cleanser e poi passo il top coat. Il fornetto che uso io, ve lo metto qui, mi sembra che è il Sun UV8. L'ho comprato su Amazon, non mi ricordo quanto mi era costato, comunque penso che vi metterò il link nell'info box, quindi andatelo a vedere se vi interessa. E nulla, questo qua diciamo che è il riassunto di come faccio le unghie, me l'avete chiesto in mille milioni di miliardi di non so quanti, davvero un sacco di persone mi avete chiesto come fai le unghie, registra la prossima volta che le fai. E per me è un piacere registrare, anche se appunto non ho voluto registrare tutto, perché il video sarebbe durato 6 anni e non avreste capito nulla. Invece così, mettendovi un pezzo tanto per farvi capire di cosa sto parlando e poi parlandovene bene, penso che sia meglio. Possibilmente nessuno di voi ha capito nulla perché non so spiegare e questo è così, non fa proprio nulla fastidio. Occhio, ci sono ancora, non so come sia possibile. Comunque, vi stavo dicendo, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, andatemi a seguire su Instagram e su TikTok. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Se avete ancora qualche domanda su come faccio le unghie, scrivetemelo qua sotto con un commento.